Ciao a tutti ragazzi, saluta. Ciao a tutti da Giusy. Questo è un video che non è in programma, infatti non abbiamo niente da dirvi, semplicemente siamo felici perché abbiamo trovato un punto molto figo, con il sole, il mare, anzi, adesso ve lo faccio vedere, eh? Guardate un po'. Questo è dove siamo in questo momento, io e Giusy, figo vero? Chissà dove saremo? Provate a indovinare. Provate a indovinare dove siamo in questo momento e il primo che indovina vincerà un viaggio di andata e ritorno a sua spesa in una località a sua scelta. Ok. Eccoci ancora qui. Guardate la nostra Giusy. Oggi abbiamo fatto un po' di acquisti. Cosa ne pensate dell'outfit della nostra super Giusy, la giornalista del web, che ogni tanto ama dilettarsi facendosi anche qualche acquisto, perché ragazzi, nella vita il lavoro è importante, ma cerchiamo di godercela questa cazzo di vita, no? Cosa ne pensate? Hai qualcosa da dirci, cara Giusy? Sì, che io sono convinta che il nero non mi stia bene. Sentiamo cosa ne dicono i nostri amici. Secondo voi, come sta la nostra super Giusy in nero? Vi farò una panoramica. Non fatevi deconcentrare dallo sfondo, concentratevi sul soggetto. Secondo me Giusy in nero è una stragnocca, però sentiamo anche voi cosa ne dite. Che ne dite? Siamo belli, vero? Guardate la faccia della gioia. Oggi Giusy è contenta. E come si fa a non essere contenti a passeggiare con un Marcantonio come me? Questa è la situazione meteo di oggi. Come vedete, pieno di nuvole. In lontananza potete vedere o montagne o vulcani. O montagne o vulcani. Quindi già gli indizi sono parecchi adesso, eh? No, ma notate l'outfit di Giusy. Amo questa donna. Adesso la risposta dovrebbe essere anch'io ti amo, ma no, eh? Manco per le balle. Ci riproviamo, vai. Amo questa donna. Anch'io, amore. È bello perché è spontaneo. Vabbè, a questo punto della nostra passeggiata ci sta venendo un certo languorino. Ci aspetta una lunga serata perché stasera vi ricordo che abbiamo la semifinale di Amici. Mi raccomando, stasera ce la guarderemo e domani la commenteremo con voi. Anzi, preparatevi perché domani discuteremo della semifinale di Amici. Vi ricordo che ci sarà probabilmente la storia di Emma e Carmen che litigano. Non so se avete saputo la storia, sicuramente l'avete saputa. Ce ne vuoi parlare te, Giusy? Ma in questo momento sto pensando ai profumi che sento del mangiare. Comunque domani sicuramente commenteremo la discussione tra Emma e Carmen e vi diremo che cosa ne pensiamo in merito di questa questione spinosa. Sì, perché ragazzi, sono due peperine ste ragazze, Emma e Carmen, mamma mia, se ne stanno dicendo di santa ragione in questi giorni, eh. Ma non vi vogliamo svelare niente, torniamo a vedere il panorama che è meglio oggi. Se solo poteste sentire anche voi questo profumino, sareste contenti. Però come faccio a descrivere il profumino? Con una parola, gnam gnam. Gnam gnam. Guardate, man mano che ci avviciniamo alla fonte del profumo, il sorriso di Giusy si fa sempre più spalancando. Guardate quanto è contenta, perché già sa cosa gli aspetterà. Eh sì. Allora ragazzi, questa è, guardate la faccia della Giusy. Kiss! È il nostro antipasto. È il nostro antipasto, si tratta di un insaladas con tomate e guacamole, che praticamente sarebbe il nostro avocado.
non l'avocado, l'avocado e formaggio, quindi e queso. Pomodori, formaggio e avocado, una figata pazzesca. Vi faccio una zoomata giusto per farvi capire quanto appetito. Mamma mia, mamma. Guardate. A questo punto non ci resta che dirvi buon appetito a tutti e buon provecho. Ed eccovi la sorpresa della giornata. Procedi all'apertura, Giusy. Mamma mia, mamma mia. Figata! Esta è una lasagna dei calamaros. Lasagna di calamaros. Avreste mai pensato che si poteva fare la lasagna con i calamari? Adesso l'avete scoperto. Buon provecho! Comunque ragazzi, volevamo ringraziarvi perché lo vediamo dai commenti, dai like, dalle interazioni. I nostri video vi piacciono, fatecelo sempre sapere, perché voi siete coloro che ci danno la forza per continuare. Abbiamo in mente tantissimi progetti, ve li sveleremo pian piano, di idee ne abbiamo tante, il tempo pian piano lo stiamo trovando. A questo punto non ci resta altro che salutarvi. Saluta un po' il nostro pubblico, cara Giusy. Ciao! Ciao a tutti! Besitos! Siamo belli! Ciao a tutti! Ciao a tutti, vi vogliamo bene a tutti quanti! Vi vogliamo bene, siete fantastici! Grazie a tutti! E ci vediamo al prossimo video! Besitos!